per Attiva, Michele Viel per l'azienda sanitaria numero 4. E il progetto è molto interessante in realtà, perché riesce a mettere insieme, ed è uno dei migliori esempi, a parte questo specifico, dell'approccio corretto alle nuove modalità di affrontare nuove tecnologie e la loro capacità di coinvolgere le persone e la partecipazione, ovvero Arduino come esempio di open hardware, una cosa molto italiana, molto simpatica, all'interno di processi di creatività e di coinvolgimento delle persone con difficoltà, che però possono tranquillamente, ma ci racconteranno loro, sviluppare approcci creativi grazie agli strumenti che riescono a utilizzare. Se tutto è pronto? Sì, beh, ma intanto io comincio, poi okay. Intanto che lo smanettone smanetta. Vabbè, io faccio un passo indietro perché inizio parlando di Attiva, perché ha senso in questo, nel nostro ragionamento. Attiva è una cooperativa sociale, la sua socialità cerca di esprimerla nel fare inserimento lavorativo, quindi dare opportunità reali di occupazione a persone che in una condizione, diciamo così, per cause indipendenti da sé non trova facilmente integrazione o occupazione. E quindi il primo obiettivo è questo. Poi lo facciamo con degli stratagemmi, facciamo occupazione. Uno di questi è la grafica pubblicitaria. Ad esempio, molto banalmente, le cose che sono esposte fuori, gli striscioni, il totem, eccetera, l'abbiamo stampato in fretta e furia l'altro ieri. Grafica 3D, un taglio del polistirolo in tre dimensioni, sempre con per adesso con obiettivo pubblicitario, ma anche, tra poco lo vedremo, anche creativo. Sostanzialmente però l'obiettivo principale rimane, ripeto, dare opportunità lavorativa. E questo lo facciamo per una scommessa, sostanzialmente, perché pensiamo che nella modernità positivista un po' ci siano dei cortocircuiti culturali che la complessità di oggi dovrebbe in qualche modo scardinare. I cortocircuiti sono associare questi concetti, ad esempio, di disabilità alla lentezza, all'inefficienza, alla improduttività, oppure, non lo so, l'alterità, l'alienazione, legare queste cose ad un approccio che allontana dalla possibilità imprenditoriale, da una possibilità anche di sviluppo, anche tecnologico. Noi crediamo che sia l'esatto opposto, ovvero che queste semplificazioni intanto siano da bandire e cerchiamo di farlo nella nostra quotidianità. E poi il nostro obiettivo è quello di costruire dei percorsi culturali e di pensiero in cui la capacità di imprendere va insieme appunto con la commistione tra gli umani, proprio perché il disagio, quello che noi viviamo nel nostro corpo, sul nostro corpo, nella nostra mente, con i ragazzi, le persone che sono impiegate da noi, il disagio pensiamo che debba in qualche modo diventare un'opportunità maggiore, perché noi abbiamo una marcia in più. Ed è questo il motivo per cui noi non ci vergogniamo in questo momento a dire che Attiva è un'impresa che sta attraversando un momento di difficoltà, come tanti imprenditori in questo periodo lo conosciamo. Ma sappiamo anche che tanto il problema reale non è questo, cioè il fatto che la crisi fosse una cosa non tanto bella lo sapevamo già, questo non ci spaventa, il problema rimane come ci si comporta in un momento come questo. E per adesso noi ci stiamo guardando un po' allo specchio, no? Quindi per iniziare da noi, credendo che ogni piccolo passo che compiamo è comunitario. C'è un movimento ripetitivo di chi, ad esempio, spazza il bagno, di chi sfalcia il verde pubblico, che deve essere strettamente connesso al pensiero di chi fa, almeno internamente da noi, a chi fa la programmazione finanziaria.
oppure la realizzazione di un progetto grafico che deve contaminare e deve essere contaminabile da chi organizza il pranzo per tutti. Concetti forse semplici che stanno alla base del pensiero cooperativo, che però vanno riscoperti, vanno riportati alla luce. E quindi così via di questo passo, insomma, vado anche abbastanza veloce, ma ci preme dire questo, che nello scambio di informazioni nulla può essere considerato privato o di proprietà, per cui neppure un'idea, se si considera ad esempio quanto nella nascita di un'idea è di ispirazione comunitaria, soltanto per le stimolazioni reciproche che le interazioni continue offrono, vengono offerte, le interazioni che vengono offerte all'interno di una comunità. E quindi INO Open Design, perché è di questo che parleremo, vuole fare proprio questo, cioè vuole costituire un esempio di comunità creativa, quindi una creatività non personalizzata, non settorializzata, ma una creatività comunitaria. Come lo facciamo e attraverso quali strumenti ce lo dice Michele tra poco. Sì, sapevi? Sì. Ah, scusa. E comunque vale, insomma, questo per dire che non può che essere la complessità, insomma, che ci fa progredire, proprio nel senso del prendere insieme, della comprensione. Per adesso tutto questo ha la consistenza di un brodo primordiale, come forse vi starete accorgendo già dalle mie confuse parole. È un brodo primordiale che mescola innovazione, invenzione, intenzione, sviluppo, pazzia, gioco, creatività, recupero, riciclo, gli scroccamenti che ci facciamo a vicenda, il divertimento, l'insulto bonario, il metodo, la comprensione, il riconoscimento, la riconoscenza, la sopportazione, alcuni paradossi, molti, la manualità delle ghirlande natalizie che dovevamo fare, gli accavallamenti di impegni, la curiosità, l'sperimentazione, i punti di domanda, dei piani commerciali che non riusciamo mai a definire, un piano di investimento, la sostenibilità a costo zero, tutte queste cose per adesso stanno insieme nella nostra mente. Noi siccome abbiamo delle menti sostanzialmente malate, insomma, quindi abbiamo delle forti difficoltà in questo senso, ci piacciamo proprio per questo, perché sappiamo che qualcosa ne verrà fuori. Adesso, insomma, sto cercando di riprodurre una conversazione piuttosto surreale che c'è stata tra me e Michele qualche sera fa, e adesso, insomma, lui vi spiegherà meglio come lo facciamo. Io mi presento, sono Michele Viel e sono un educatore dell'azienda 4, lavoro in un centro di salute mentale, centro per la salute mentale. In realtà sono anche una persona estremamente interessata alle tecnologie e a tutte le loro, agli utilizzi anche i più strani, sono infatti anche un artista creativo, mi occupo di utilizzare la tecnologia contro se stessa. Per così, il messaggio che secondo me vorrei dare è quello che la tecnologia, per essere utilizzata al meglio, deve essere molto conosciuta e talvolta anche evitata, ma nel senso che bisogna anche cercare di conoscere l'interno delle cose, proprio riuscire a conoscerle smontandole e in una maniera esperienziale, no? E allora tutto è nato, tutto questo discorso ha avuto uno sviluppo molto veloce dal momento in cui io sono venuto a conoscenza di questa piattaforma open source che si chiama Arduino. Non so se voi la conoscete, io adesso volevo farvi vedere qualche slide, è che a noi piace molto il disordine e quindi sono slide un pochino disordinate, quindi potrebbe esserci un po' di disconnessione tra una slide e l'altra. Io ho cercato di far vedere un insieme di cose che possono accadere con Arduino, un insieme di oggetti che possono essere costruiti, alcuni li abbiamo costruiti noi, per esempio, altri provengono da alcuni workshop che ho fatto, altri ancora provengono dal MIT di Boston, eccetera, e volevo farvi vedere. Volevo chiedere a voi se tutti conosciamo Arduino oppure no. C'è qualcuno che non ha mai sentito parlare di Arduino? Oppure addirittura c'è qualcuno che ha sentito parlare di Arduino tra di voi? Qualcuno sì? Bene, bene, non molti, tre, uno lo utilizza direi
perfettamente laggiù. Ok, allora io cercherò di descriverlo in veramente quattro parole, ma giusto per capire la portata sociale di Arduino, perché dal punto di vista tecnico non è che me ne intendo tantissimo. Nel frattempo farei partire queste slide che sono, come dicevo, abbastanza disordinate, ma così intanto ci accompagneranno nella conversazione. Allora, Arduino è una piattaforma open source che è stata progettata ad Ivrea un po' di anni fa da Massimo Banzi e una piccola equip di persone. E queste persone, che erano dei docenti del corso che si faceva ad Ivrea, e adesso non mi ricordo il nome, però vengono fuori le slide, praticamente hanno avuto la bella pensata di rendere open tutto l'hardware e anche tutta la parte software. Per cui Arduino è stato, secondo me, un momento rivoluzionario, nel senso che ha portato le persone che non sapevano nulla di tecnologia, di ingegneria elettronica, di informatica, eccetera, a poter utilizzare la potenzialità di un aggeggio come questo qui che vedete nelle slide che stanno scorrendo alle mie spalle. Quindi è una base di prototipazione veloce, serve per rendere interattive le cose, mette in comunicazione il mondo reale con il mondo hardware, quindi con i computer. Questo cosa significa? Che posso per esempio far illuminare un LED quando passo vicino al mio oggetto, oppure posso fare sì che una cosa abbia un minimo di interazione con un cambiamento di temperatura nella stanza. Quindi diciamo che effettivamente dal punto di vista della comunicazione con il mondo circostante ha delle potenzialità infinite, tant'è vero che viene utilizzato moltissimo anche nella domotica, quindi nell'automazione di casa, oppure anche appunto grazie a questa cosa che è una piattaforma open, viene utilizzata anche da artisti, artigiani, persone che in realtà di elettronica, di elettrotecnica, di informatica non ne sanno praticamente nulla. Ecco, questo quindi è stato secondo me il punto focale di quest'idea che adesso vi illustriamo, ovvero utilizzare più che Arduino, anche Arduino, ma più che altro a me è piaciuto molto l'atteggiamento di coloro che hanno inventato Arduino e l'hanno messo in produzione, ovvero, abbiamo solo 5 minuti, bene, allora vado veloce, ovvero il fatto che questa cultura si è sviluppata in una enorme community che tra l'altro si sta sviluppando costantemente da sola. E è proprio il fatto di questa community che si auto sviluppa è la potenzialità che ci sta dietro ad Arduino e a tutte le cose che si fanno con esso. Quindi noi con In Open Design vorremmo mettere ancora una volta in gioco le potenzialità di Arduino, creando oggettistica interattiva, anche senza necessariamente un utilizzo, diciamo una funzionalità ben chiara. Tant'è vero che ieri le persone del laboratorio si sono messe a sperimentare una cosa che mi pare, Fabio, che tu hai in mano, hai portato? Ecco, che Fabio ha in mano, ed è un bicchiere praticamente dotato di un piccolo motorino vibrante per cui dovrebbe mescolare automaticamente il caffè. Non serve a niente, ma secondo me è una delle idee interessanti che possono venire fuori mettendo insieme batterie, arduini, LED, motorini, bicchieri, plastica riciclata e tutta una serie di materiali che si possono utilizzare. Allora, le persone che fanno parte di questo laboratorio sperimentale provengono da un corso che io avevo proposto l'anno scorso, anzi addirittura 2 anni fa, all'IRES, l'Istituto di Ricerca e Formazione qui friulano, dove abbiamo appunto implementato un piccolo corso che si occupava di tecniche di tinkering per arredare con Arduino. L'idea era quella di mettere in contatto l'industria del mobile locale con anche la tecnologia di Arduino e l'open source. Ci siamo riusciti, abbiamo fatto il corso che è stato finanziato dalla regione e alcune delle persone che sono uscite dal corso hanno cominciato a sperimentare e quindi a lavorare con le mani e con i materiali, che è una cosa di cui noi forse non siamo tanto più abituati a fare. Nel senso che smanettare e sporcarsi le mani con i circuiti e con la carta e con altre cose, altri materiali che di solito hanno delle destinazioni d'uso diverse
rispetto a quello per cui sono stati progettati, noi le usiamo in maniera diversa, scusate. E quindi è stato un corso molto interessante perché ha aperto un sacco di potenziali sviluppi. Uno di questi è questo laboratorio sperimentale, per cui diciamo che l'idea è quella di mettere assieme materiali di riciclo, materiali low-tech, che può essere un tessuto, può essere la plastica, vetro e quant'altro, vernici, con arte, creatività e interattività fornita appunto da Arduino o comunque da microprocessori come ATtiny 45, che sono dei microprocessori ancora più piccoli della piattaforma stessa, per cui si possono programmare con Arduino, ma in realtà occupano lo spazio di una capocchia di spillo. Questo che vedete è un vestito interattivo che avevamo fatto per Halloween un anno fa, non c'entra ancora con In Open Design, ma diciamo l'avevamo fatto noi, praticamente l'hanno utilizzato durante una festa, e funzionava con il rumore della musica. Per cui c'era questo V-meter che era appiccicato qui al vestito, questo circuito, Lilypad, che è un Arduino più piccolo. Questo V-meter funzionava come? Praticamente in base al battito della cassa, del rave, si accendevano le luci a tempo, eccetera. E quindi ecco, è stata un'esperienza interessante anche quella lì. Questo è il tipo di lavori che volevamo cercare di proporre con In Open Design. Stiamo lavorando con il sottovuoto, con la plastica, con pezzi di tastiere di computer, pilette, sensori di posizione, Arduini, eccetera, eccetera. Io adesso mi fermerei e proverei, lasciamo scorrere le immagini, e proverei a chiedere a voi se avete capito di che cosa stiamo parlando e se avete delle curiosità in proposito, nel senso che secondo me l'innovazione che c'è dietro questo discorso, l'idea nuova è quella di mettere insieme più campi, e quindi non è detto che si colga nell'immediatezza, al di là del fatto che forse ho presentato non molto bene, ma voglio dire che il concetto sfugge. Uno dice, ma allora non fanno niente, cioè qual è il succo di questo discorso? Il succo è quello della sperimentazione. E mi dimenticavo di una cosa importante, cioè io mi occupo di salute mentale e so quanto è importante l'avere passione mentre si fanno le cose. Diciamo che per noi l'antidoto proprio, quindi in un discorso di preventivo, di prevenzione, e secondo me potrebbe essere un discorso da ampliare su più fronti, è proprio quello di lavorare con passione, cioè la passione che diventa il motore per fare le cose. Che poi vadano bene o male questo non lo sappiamo, però in realtà il fatto di farle con passione, di metterci appunto il proprio interesse, la propria passione, dovrebbe essere un forte antidoto per malesseri, eccetera. Sì, appunto, volevo vedere se c'erano delle domande. Domande dal pubblico? Curiosità, ma anche. Curiosità. Contributi? Contributi. Tutto perfetto. C'è un sito internet, www.ino-opendesign.it, e potete trovarlo e entrare in contatto con noi quando volete. Sì. Diciamo che il progetto, volevo anche aggiungere, è molto è appena iniziato, quindi come penso suggeriscono anche le immagini, è ancora da costruire, da affinare. Sicuramente abbiamo già prodotto alcuni prototipi che uno ce l'abbiamo qua, non so se avete portato anche altre cose o no. Ah, ecco, allora se volete possiamo metterli qua e dare un'occhiata. Sono prototipi nel senso che lo scopo di essere dimostrative, però siamo riusciti a mettere insieme materiali di riciclo con piccoli circuiti e tecnologie di base. Possiamo metterli là forse, possiamo abbiamo anche il tavolo per l'esibizione proprio degli oggetti. Interagiscono nel senso che si possono toccare, quindi con il tocco, la pressione, il movimento, hanno dei cambiamenti di stato, per cui per esempio si accendono dei LED oppure vibrano, eccetera, eccetera. Un'altra cosa che vi volevo dire, poi dovrei finire, è che avevo fatto degli esperimenti con i bambini quest'estate e ho proposto loro di portare dei telefonini vecchi per essere smontati. Con i pezzi di telefonino, in sostanza, utilizzavamo il motorino della vibrazione e poco altro, del filo, una batteria da 3 volt e spazzolini da denti, riuscivamo a fare dei piccoli robottini che si muovevano.
e i bambini si sono divertiti. Ecco, questo è un robottino fatto con pezzi di telefonino disassemblato e riassemblato. I bambini si sono divertiti tantissimo e in realtà credo che abbiano imparato veramente tantissimo nel mettersi a fare con le mani utilizzando la tecnologia. Questi sono bambini americani del MIT che hanno fatto un workshop con l'Lilipad e sono riusciti a fare dei braccialetti interattivi che funzionavano col movimento, eccetera. E, beh, queste cose secondo me lasciano traccia nella memoria delle persone e quando uno utilizza la tecnologia in questa maniera qua, ecco, questo è un altro robottino. Ah, tra l'altro, la cosa interessante è che di spazzolini ne avevano pochissimi, di telefonini ne sono arrivate a vagonate, tutti avevano telefonini e sono spazzolini usati. Quindi praticamente è stata una sorpresa. E, volevo dire appunto che mettendo le mani sulle cose, ecco, si abbassa anche il livello di adorazione rispetto alla tecnologia, per cui diventa un mezzo più vicino a noi e probabilmente lo si fruisce meglio, cioè siamo meno vittime delle... È sicuramente una delle modalità con cui la tecnologia può essere resa più familiare, cioè perdere quell'aura di magico che è intorno. Nessuna tecnologia è sufficiente, assomiglia ad una magia fino a quando non è praticabile. E questo qua è proprio il modo di fare con le mani, girarla come un guanto, ragionarci sopra, è il modo migliore fin da bambini per comprendere in che modo creatività può essere espressa anche con dei LED, con delle vibrazioni, con degli oggetti semplici ricreati sul momento. Quindi ringraziamo, quindi, Attiva. Grazie a voi. Michele Viel. E continuiamo. Allora. Open Healthcare. Non funziona. Io stacco di brutto sì, così? Sì, vai tranquillo. Quindi un altro bel ragionamento, Felice Pietro Fanizza, Fondazione Snaidero. In questo caso andiamo a ragionare, a guardare qualcosa che riguarda la domotica. Ci spiegheranno di preciso in cosa consiste questo aspetto della domotica, che è un concetto, un'area, una pratica che copre più area. E in particolare va collegato in qualche modo? Va bene, allora possiamo cominciare. Allora, dottor Antonini, parliamo di domotica, il progetto si chiama ReFreedom, a voi la parola. Bene, grazie, io mi chiamo Giulio Antonini, in realtà il tema che tratterò è un po' più ampio, ringrazio anche chi mi ha preceduto perché di cui ho apprezzato molto sinceramente i contenuti. Io sono un dirigente amministrativo in un'azienda sanitaria, quindi l'azienda sanitaria è la Bassa Friulana, ma di fatto lavoro per conto della Direzione Regionale della Salute. Per il ruolo che svolgo mi occupo di favorire e accompagnare quelli che sono dei progetti e dei processi di innovazione nel campo della salute. Le slide cercherò di essere meno noioso possibile. Quello che vorrei rendere evidente è come alcuni elementi, alcuni temi tra i quali la domotica, l'innovazione e anche il contributo delle tecnologie nel campo degli ambienti di vita sia un processo assolutamente dinamico e rispetto al quale anche le pubbliche amministrazioni sono attraversate da forti potenzialità di cambiamento. Il tema è molto ampio, però siccome siamo nell'anno dell'invecchiamento sano e attivo e il tema dell'evoluzione demografica
è incombente su di noi. Solo due dati per contestualizzare il fatto che siamo la seconda regione più anziana d'Italia e quindi verosimilmente di Europa, e abbiamo già più del 23% di popolazione sopra i 65 anni. I trend che vedete esposti, che vorrei solo dare come elementi di riferimento, che gli anziani evidentemente cresceranno sempre più, diventeremo tutti più anziani a lungo, aumenteranno le condizioni di vita solitaria, e soprattutto anche un altro elemento, che caleranno enormemente i cosiddetti caregiver, cioè coloro che si prendono cura delle persone anziane, sia a livello, sia in famiglia, perché le famiglie si stanno inaridendo, sia a livello di datori di cura formali e informali. Queste slide sono anche recuperate da alcuni incontri con altre regioni che abbiamo fatto. Parliamo anche di temi legati all'internazionalizzazione quando parliamo di salute, cioè le sfide che abbiamo di fronte nel campo dell'invecchiamento, sommariamente possiamo considerarle queste. E queste sfide le dobbiamo affrontare sia a livello di sistemi di welfare locali, sia a livello di sistemi di welfare nazionali, anche sovranazionali. Ci sono i temi della promozione del sostegno alla domiciliarità, cioè a favorire il contrasto all'istituzionalizzazione della popolazione anziana e la promozione dei servizi e dei diversi interventi che permettono alle persone di invecchiare nella propria casa. L'innovazione dei modelli di cure integrate, quando parliamo di cure integrate parliamo di quantomeno di sanità sociale e poi anche tutto quello che attiene al mondo del terzo settore e dai datori di cura informali. Il tema dell'accessibilità degli ambienti di vita, che poi verrà anche in parte declinato anche dall'ingegner Fanizia, sottolineato il contributo delle tecnologie e tutto il cosiddetto mondo dell'ambient assisted living. Perché ho tirato questa riga sull'ambient assisted living? Perché ambient assisted living è un'area di intervento e di interesse di particolare attenzione della Commissione Europea, dell'Unione Europea, sulla quale si riversano molte risorse economiche e molte attenzioni per quanto riguarda i temi della ricerca. Ancora, il tema dello sviluppo di comunità e dei rapporti pubblico-privato. Li cito e mi collego idealmente, spero in maniera non invasiva, con chi mi ha preceduto, perché o noi utilizziamo, per quello ho apprezzato sinceramente molto l'intervento che avete fatto, il contributo delle tecnologie in chiave di creare dei legami, creare delle soluzioni che avvicinano e non che separano, attivare dei laboratori, stando nel mondo della salute e dell'integrazione sociosanitaria, qualcuno può pensare che il CSM sia un fortino che gioca in difesa, dove arrivano le persone che hanno dei problemi, no? In realtà quello che mi pare straordinario in quanto è stato proposto prima e che io condivido pienamente è che anche la proattività dei servizi, cioè la progettualità, le innovazioni possono venire da tutti, quindi anche i servizi, quelli che anche spesso possono essere considerati quelli più residuali, più in difficoltà, possono essere degli attori autorevoli di dinamiche di cambiamento e di progettualità e iniziative che vanno a beneficio di tutti. Perché in questa slide evidentemente noi possiamo assumere che tutte queste sfide vengono poi gestite in un sistema di welfare in forma verticale, il vero cambiamento è di cominciare a gestirle in forma orizzontale, considerando il tema delle tecnologie, dell'ambiente di vita, dello sviluppo di comunità e dei rapporti tra pubblico e privato, privato e sociale, come dei temi assolutamente da declinare insieme. Ci sono già degli strumenti che anche una regione ha, lo dico, prendete solo veramente gli spunti principali, c'è un piano sanitario e sociosanitario, c'è una legge regionale sull'innovazione, c'è una pianificazione dei servizi locali integrata, c'è una sperimentazione che si chiama Abitare Possibile, che vuole favorire l'adattamento degli ambienti di vita a favore della popolazione anziana e non solo. Ci sono molti progetti europei, alcuni li vediamo dopo. Siamo in una fase di programmazione dei fondi che l'Europa ci darà sempre meno, ma ci saranno per il periodo 2014-2020, e quindi ci stiamo avvicinando anche alla fase del nuovo grosso programma di ricerca che sostituirà il settimo programma quadro in ambiente europeo, che si chiama Horizon 2020. Tralascio le altre sfide che ci attraversano, che è la riconversione delle risorse, il nostro sistema di welfare che è abituato a crescere, il sistema sanitario in particolare del 2, 3, 4% anno, dal 2000 al 2015, da adesso al 2015
è previsto che il sistema sanitario da 107 miliardi nazionale costerà 100. Quindi è come se fossimo abituati a stare su una macchina che ha messo la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta, adesso bisogna mettere la retromarcia, no? Come? C'è il tema della mobilità dei pazienti, quindi tutti i pazienti in Europa avranno diritto ad avere delle cure negli altri paesi garantite se non ne hanno accesso nel proprio paese, questo implica tutto un sistema di compensazioni, di assicurazioni folle, il tema dell'innovazione sociale che peraltro è già stato anche introdotto e anche tutte le opportunità che abbiamo in chiave confinaria, Austria e Slovenia. La Regione ha costituito un gruppo europeo di cooperazione territoriale con il Veneto e la Carinzia e ha già degli strumenti anche di gruppi europei di interesse economico sono attraversati anche dal tema della salute, lo stesso con gli stessi attori anche con la Slovenia. Quindi uno dei due, tre concetti che volevo dire, al di là di tutti gli aspetti che possono essere poi noiosi, è che l'innovazione dei sistemi di salute è un'innovazione che attraversa la Regione, le aziende sanitarie, i comuni, ma tutti gli attori, e che sono innovazioni che riguardano le reti e le relazioni nel pubblico, perché la vera integrazione è più difficile da fare nel pubblico, no? È facile fare i progetti, andare d'accordo con le altre regioni europee. È semplicissimo, basta muoversi, avere la fortuna di poter andare a Bruxelles, fare degli accordi, trovare dei temi progettuali comuni. La vera difficoltà è integrarsi tra direzioni regionali, tra regione comune e tra azienda sanitaria comune. Gli strumenti e le risorse, quindi declinare in funzione di una strategia di sviluppo e di integrazione quelli che sono le leggi, i piani, i progetti e i soggetti giuridici che ne possono derivare, perché si stanno introducendo nuovi scenari, nuove sfide, nuove economie, in cui l'accessibilità, l'inclusione, il tema dell'open platform devono essere al centro dell'agenda politica ma anche operativa. E questo investe anche il tema della formazione, della valorizzazione del capitale umano e degli strumenti della comunicazione. Per quello mi sembra, io dovevo alzare la mano tra quelli che non conoscevano Arduino, ma sono contento di essere venuto perché adesso l'ho conosciuta. Che cosa si sta facendo concretamente? La Regione, ad esempio, con una legge, qui siamo all'interno di un servizio, un servizio pubblico, che è il servizio di telesoccorso e telecontrollo che la Regione ha esternalizzato, la ditta che si chiama Televita, Tesan Televita, e che segue circa, il dato non è aggiornatissimo, insomma circa 4.500 persone. È un servizio a cui si può accedere, è un servizio sociale, quindi non è su base universalistica, ma universalistica selettiva, quindi si accede su base di reddito e condizioni, diciamo, di svantaggio sociale, però sostanzialmente permette, prevede l'istituzione, l'attivazione già funzionante di una centrale telefonica che permette di tenere collegate le persone che vivono sole e che segnalano loro problemi e quindi c'è una teleassistenza e un telemonitoraggio. Qui entriamo nel campo di alcuni progetti, poi l'ingegner Fanizza sarà più preciso di me su alcuni, che è il tema del cosiddetto ICT e le smart home, quindi le case intelligenti. Trieste è stato finanziato un progetto che si chiama Presto a Casa, che è l'adeguamento e la ristrutturazione di due appartamenti pubblici con tutta una serie di dispositivi e di soluzioni di adattamento che vanno a favorire l'accessibilità e la vita delle persone con disabilità, in particolare motoria, all'interno di soluzioni abitative. Questi due appartamenti sono sia appartamenti palestra, cioè di transito di persone che escono da ricoveri e che richiedono periodi di riabilitazione, sia uno dei due hanno soluzioni, sono gestiti in forma più, diciamo, residenziale. Quindi ci sono già dei tentativi di adattare ambienti pubblici, case pubbliche, con tecnologie non particolarmente costose e comunque che cominciano a essere accessibili. Questo progetto magari ne parlerà, o comunque insomma è un progetto che riguarda principalmente Fondazione Snaidero, comunque anche qui l'innovazione legata al tema dell'ambiente di vita, in particolare delle cucine. Il progetto centrale è l'oggetto della relazione successiva. Io voglio solo citare altri due progetti che si stanno sviluppando nel nostro territorio regionale, come Dreaming, è stato un grosso progetto finanziato dalla Commissione Europea e che ora ha trovato termine,
Mentre HelpKey TV è un progetto finanziato dalla legge regionale sull'innovazione, la legge 26, l'articolo 22, che metteva, perché adesso non ha più budget, almeno la salute, metteva a bando dei progetti di innovazione. HelpKey TV è di fatto, era nato come la internet sulla televisione con un software interattivo che permettesse alla persona di entrare in contatto con una serie di altri utenti. Ora questa interfaccia utente, servizi, medico di base piuttosto che altri servizi sul tema servizi sociali eccetera, è diventato una soluzione applicata anche su tablet. Perché Dreaming? Mi fermo qualche secondo ancora su Dreaming. Perché Dreaming è stato per cominciare a dare delle dimensioni. Allora, secondo me è significativa una cosa. Il tema delle tecnologie nel campo della salute è un tema particolarmente spinto dalla Commissione europea e quindi oggetto di molte risorse. Secondo me in maniera anche eccessiva, c'è un'enfasi particolare sul tema delle tecnologie come risolutive rispetto ai problemi dell'invecchiamento, della riabilitazione o comunque della qualità della vita della popolazione anziana. Però lì ci sono soldi, lì ci sono le cordate, lì ci sono gli interessi che si muovono e credo che quindi sia importante che anche una regione, un territorio, un sistema regionale nella sua pluralità stia in queste partite. Dreaming è un progetto che di fatto ha permesso nel corso di, 48 mesi di gestire un budget di oltre 5 milioni di euro, complessivo di cui quasi 3 di contributo, mettendo insieme 6 realtà che hanno sperimentato su 350 casi delle piattaforme di integrazione di servizi, di rilevazione dei parametri vitali, rilevazione dei sensori ambientali e videoconferenza, cercando di capire come queste piattaforme realmente aiutino i datori di cura e permettano soprattutto alle persone di stare meglio, quantomeno di tenere monitorate alcune condizioni di salute e anche di favorire alcune interazioni, contatti quotidiani con il familiare, con il medico di base, con il medico del distretto, con l'assistente sociale. Ancora rapidissimamente, cambiamo scenario, poi in chiusura ci rientro un attimo. La nostra regione si sta muovendo anche in una chiave, diciamo, su un altro programma dell'Unione Europea che si chiama Central Europe, che interviene su questo progetto sui temi del Innovative Social Housing and Care. Proprio perché il tema dell'adattamento degli ambienti di vita, dal punto di vista tecnologico, cioè i muri da un punto di vista dell'accessibilità, della qualificazione architettonica e le tecnologie, come possono contribuire a ridurre l'isolamento, a ridurre l'istituzionalizzazione, a favorire la qualità della vita della persona a casa? Questo è un altro contenitore, perché i progetti sono contenitori, in cui si sta cercando di dialogare, vedete in rosso i 12 partner, che vengono dagli 8 paesi del centro Europa, rispetto ai quali si stanno portando avanti, adesso a Trieste partirà una sperimentazione, di anche qui di progetti di integrazione sanità, sociale, e diciamo modelli di gestione innovativi di soluzioni abitative che permettano a persone anziane o comunque a persone fragili, in senso svantaggiate, di poter avere contesti di vita con una migliore qualità. Parlando con i colleghi, il progetto che è nato con i colleghi di 8 paesi diversi, quando si parla di persone anziane, persone con disabilità, rispetto ai loro bisogni, sul tema in particolare del social housing, quindi della possibilità di vivere una soluzione abitativa dignitosa nel rispetto e nell'affermazione del diritto alla casa e delle cure, del diritto alle cure, questi sono nelle palle, che sembra un po' l'atomo, no? la cosa dell'atomo, ci sono i temi che ciascun paese ha ritenuto anche prioritari. Per noi, dicono gli sloveni, l'accesso alle informazioni è quello che facilita l'accesso alla possibilità per le persone anziane con disabilità di avere delle soluzioni abitative o dei servizi di cura più adeguati. Il tema dell'accessibilità degli ambienti di vita, il tema delle tecnologie, ad esempio i polacchi hanno schierato un partner che è l'Istituto Polacco che si occupa di tecnologie. Il tema dell'empowerment dei professionisti, quindi datori di cura dei diversi servizi, questo viene dagli ungheresi. L'approccio neighborhood communities, quindi l'approccio di comunità. E ancora il tema dell'integrated management of care services. Quindi vedete che c'è un universo, no, di temi che vanno ricomposti nei progetti per cercare di organizzare in forma integrata alcune soluzioni possibili.
Smart Care è un altro progetto, cugino, diciamo fratello maggiore di Dreaming. Smart Care è un progetto su cui la regione è capofila di un consorzio di 23 regioni in Europa sul tema dell'integrazione anche qui dei servizi di cura. Anche qui si spinge e si finanzia ancora e si comincerà a sperimentare nel prossimo anno, auspicabilmente è un progetto di cui stiamo chiudendo la negoziazione con la Commissione europea. Anche qui c'è l'idea di superare i modelli, diciamo, delle cure convenzionali in cui il sociale e il sanitario sono separati verso piattaforme di tecnologie e di servizi che permettano di integrare le cure sanitarie, le cure sociali, ma anche il contributo dei, diciamo, di tutto quello che noi chiamiamo il terzo settore, ma che vuol dire non solo il terzo settore organizzato, ma che in un'accezione più ampia consideriamo anche le persone, le famiglie e le loro organizzazioni e reti anche informali. Quindi qui c'è una sfida ambiziosissima, rispetto alla quale la Commissione europea mette dei soldi, è molto attenta, e rispetto alle quali ora sta a noi, anche al sistema regionale, organizzare delle forme di lavoro molto integrate, di conoscenze, di trasferimento e di proposte intelligenti che permettano di supportare questi percorsi che porteranno la Commissione europea anche nell'ambito della strategia sull'invecchiamento sano e attivo a adottare dei modelli o delle soluzioni. Allora, lo scopo di tutta questa presentazione è per dire che c'è una grande dinamica di cambiamento e i temi delle tecnologie concorrono insieme ai temi degli ambienti di vita, al rafforzamento delle reti sociali e al tema dei modelli dei modelli organizzativi che possono favorire questo cambiamento. Dicevo, siamo al centro di un cambiamento violento, assolutamente violento, rapidissimo, rispetto al quale le nostre amministrazioni, ahimè, spesso sono saggiamente immobili, diciamo fortemente prudenti ai limiti dell'immobile. Bisogna anche avere la forza, la consapevolezza di lasciarsi un po' attraversare da queste dinamiche, perché io poi, condividendo molto e riconoscendo molta intelligenza in quanto è stato presentato anche prima, a me piacerebbe che i sistemi di welfare potessero mettere più soldi sulla ricostruzione delle reti sociali, sui laboratori che sono frutto di interazione di diversi realtà, attori, soggetti. Però non sono lì i soldi. Non sono lì i soldi. Sarà sempre più difficile. Allora l'approccio creativo, l'approccio trasversale in cui un laboratorio che nasce da un CSM o da una cooperativa diventa un bene comune, è oggetto di lavoro e di trasferimento di conoscenze di una comunità, secondo me è un percorso assolutamente ineludibile, che deve poi entrare a far parte di percorsi che vedono gli investimenti anche grossi su temi in cui le tecnologie, giustamente anche da un certo punto di vista, hanno una grande rilevanza. Per la prima volta a livello europeo si dovrebbe riuscire a sperimentare queste piattaforme di integrazione di servizi, anche qui per la rilevazione di parametri vitali, ambientali, videoconferenze, sistemi di prevenzione delle cadute. In altra occasione avremo modo di presentare il progetto. Su da noi circa 200 casi, ma ci sono regioni come la Scozia, dichiaratamente, che dice che vogliono farlo su 6.000 persone, perché tutta una serie di piattaforme loro le hanno già. Vado rapidamente a chiusura. Anche come la regione si sta muovendo, con a volte grande farraginosità, però nell'ambito del bando cluster del MIUR sulla creazione di distretti industriali, la regione ha costituito recentemente, a settembre, per rispondere al cluster nazionale, un'aggregazione pubblico-privata in cui ci sono dentro due direzioni regionali, la salute e la ricerca e innovazione, c'è dentro l'azienda sanitaria 5 come supporto alla direzione regionale, c'è dentro la Fondazione Schneider e altri circa 40 soggetti, di cui oltre 30 imprese attive nel tema domotica, innovazione degli ambienti di vita. Perché? Perché entrare in un'aggregazione pubblico-privata, che è un contenitore ed è un primo passettino, non vuol dire niente se non lo gestiamo bene, è un percorso che ci ha permesso di entrare in una cordata cluster più ampia, nazionale, insieme alla Lombardia, Puglia, Marche, Trento e Toscana, in quello che, speriamo, ne parlavamo prima, in questo mese il Ministero dovrebbe battezzare come il cluster nazionale della ricerca industriale sulle tecnologie per gli ambienti di vita. Questo ci permette forse di avvicinare già da subito delle risorse finanziarie su alcuni progetti che vedono coinvolte aziende regionali, ma anche creare le premesse per stabilizzare un trasferimento di conoscenze dal privato verso il pubblico, ma e anche viceversa,
andando a sviluppare e consolidare quello che è un po' il sistema regionale dell'innovazione. Ancora l'ultima cosa, siamo ancora attivi all'interno della cosiddetta European Innovation Partnership on Active and Healthy Aging, la strategia europea che non è un finanziamento, che non è un programma di finanziamento, è una strategia sulla quale la Commissione europea attraverso una serie di avvisi pubblici ha chiesto a amministrazioni, enti di varia natura pubblica e privata di impegnarsi con dei commitment per dire come contribuite alla strategia europea sull'invecchiamento sano attivo, che richiederebbe un'esposizione molto complicata. Nei vari temi noi ci siamo inseriti cercando di dare un contributo sul tema delle age friendly cities. Quindi age friendly cities non è solo invecchiamento, in realtà è le città a misura d'uomo e di popolazione, anche evidentemente attraverso il contributo delle tecnologie. Anche qui c'è il Friuli come una delle regioni che si sta esponendo verso la Commissione europea per dire vogliamo lavorare con la Commissione, eccetera. L'ultima cosa, questa l'abbiamo già fatta vedere, ma perché secondo me è solo quello che volevo dire, cioè siamo investiti da un percorso di cambiamento furibondo, veloce, che ci travolge come amministrazioni, rispetto ai quali o noi abbiamo la capacità di dialogare e di organizzare i nostri strumenti in funzione di questa complessità, no? Quindi reti e relazioni, strumenti, risorse, scenari e quindi anche qual è il nostro contributo di pubblica amministrazione a una crescita di un'economia sostenibile e quindi come il nostro capitale umano gradualmente anche entra ed assimila sempre più rapidamente le dinamiche del cambiamento. Io qui avrei finito, sperando di non avervi investito troppo, volevo solo dare 2 o 3 spunti di riferimento, non so se ho un minuto, possiamo mandare qualcosa? Sì, anche perché vi faccio vedere rapidissimamente, veramente solo 2 minuti, un video di una delle piattaforme, questo è un video che abbiamo preso nell'ambito di una visita di studio nel Nord Brabant in Olanda, in questo posto che tra l'altro è vicino al paese dove è nato Van Gogh, in questa regione Nord Brabant, che loro si autodefiniscono anche la regione più smart d'Europa, ci sono circa 16 piattaforme. Piattaforme cosa vuol dire? Quello che cominciate a vedere, cioè servizi integrati che hanno una base e una componente tecnologica, evidentemente, almeno una centrale telefonica che permette l'interazione tra diversi utenti, 16 piattaforme che permettono a diversi cittadini di entrare in contatto A, tra di loro, B, con i servizi e addirittura con una pluralità di servizi estremamente varia. Cos'è la cosa interessante? È che lì la provincia di Brabant, che di fatto è una specie di regione dal punto di vista amministrativo, ha messo in competizione la nascita di piattaforme a favore di servizi integrati per la qualità della vita e la domiciliarità delle persone. Quindi si è sviluppata e si è anche composta una competizione che ha generato diverse piattaforme, alcune resteranno, altre no. Ma io non credo che, per essere chiari, queste piattaforme sostituiscano o debbano sostituire l'assistenza domiciliare, gli infermieri di comunità, il riabilitatore a casa. No. Queste possono essere strumenti al servizio di nuovi modelli di erogazione dei servizi in cui le tecnologie aiutano i caregiver e aiutano, l'utente finale. È chiaro che se io mi collego con una piattaforma, ma dopo, come sono i dati in molti paesi, non ho contatti umani, non vedo una persona per oltre una settimana, no? Allora la tecnologia mi può aiutare, posso fare anche il corso di ginnastica a distanza, perché mi collego con un trainer che mi spiega, mi faccio la ginnastica, ce l'hanno fatto provare anche noi, però se poi io non ho una capacità di integrare questo servizio con una persona che va a casa, sia essa un datore di cura formale, o sia esso anche un volontario, una persona che in un servizio di comunità si rende disponibile, allora anche il contributo delle tecnologie rischia di essere sovradimensionato. Vi ringrazio per l'attenzione e adesso ho il piacere di passare la parola a Felice Fanizza.
Bene, grazie Giulio, grazie a tutti. Io cercherò in questi minuti che rimangono di questa parte questa sezione di questa interessantissima mattina dedicata alla città aperta, di indicarvi quelle che sono, proverò sinteticamente a dirvi quali sono i risultati e le metodologie che stiamo adottando in uno dei progetti di cui ha appena parlato il dottor Antonini. Ho voluto titolare il mio intervento con un titolo, diciamo, un po' che spero possa aprire poi dopo una discussione, non so, un interesse, una curiosità. Non so quanti di voi abbiano già sentito parlare di domotica, di home automation, cioè di tecniche che servono, tecnologie che servono per automatizzare alcune funzioni che sono presenti, alcune funzioni di impianto che sono presenti in casa. In questo caso, appunto, il titolo vuole essere un po', come dicevo, strumento di discussione, perché quello che stiamo provando a fare in questo progetto, che si chiama Rete Funzionale per la Ricerca e Sperimentazione di Servizi Innovativi per la Domiciliarità, è quello di andare un po' oltre quello che sono le tecnologie di domotica, cercare di capire perché questa tecnologia, che è già disponibile da tanto tempo, non è ancora utilizzata per migliorare la qualità della vita delle persone. Quali sono i limiti? Quali sono le barriere che la domotica presenta all'interno della casa, e in particolare con un focus legato alle modalità con cui queste tecnologie possono essere utilizzate per migliorare i servizi erogati a domicilio delle persone anziane o con menomazioni di vario tipo. Il progetto, appunto, ha questo focus, è un progetto di durata biennale, terminerà a metà dell'anno prossimo, ha l'obiettivo di testare il concetto di mini rete, se vogliamo, di rete di abitazioni, cioè abitazioni che si parlano tra di loro, abitazioni che sono in grado di comunicare tra di loro, utilizzando appunto delle tecnologie di automazione domestica, tutto con l'obiettivo di aprire le case, in questo caso appunto open house per una open health. È proprio questo il concetto, cioè di aprire la propria casa in modo che le persone che abitano la casa possano comunicare più facilmente con la casa stessa e con il resto del mondo. Il progetto si concentra su due abitazioni del comune di Udine, un progetto di ricerca che prevede quindi l'utilizzo di tecnologie domotiche esistenti. Un appartamento sono due appartamenti pilota che sono stati ristrutturati e in qualche maniera, tra virgolette, domotizzati per rispondere a specifiche esigenze di queste diverse categorie di persone a cui ci rivolgiamo. In particolare c'è un appartamento che si trova in via Mantova, a Udine, che è dedicato a sperimentare soluzioni innovative dedicate a soggetti con menomazione sensoriale, di tipo visivo piuttosto che uditivo. Un altro appartamento che invece è in via Colugna, che è indirizzato invece a sperimentare, che è utilizzato per sperimentare soluzioni pensate per persone in carrozzina con menomazione motoria. Le aree di sperimentazione, cioè noi facciamo un'attività di ricerca, quindi una ricerca applicata, utilizzando e trasformando e personalizzando delle soluzioni già esistenti sul mercato, in maniera che siano da poterle rendere il più possibile accessibili alle esigenze di persone che hanno quel tipo menomazione. Stiamo parlando quindi di salute, stiamo parlando di socializzazione, come si diceva prima, la possibilità di non isolare le persone in casa, di sostenibilità, di sicurezza, di comfort e di miglioramento dei rapporti con la pubblica amministrazione. Quindi il progetto è un progetto che ha un focus sull'abitazione, ma riguarda poi in realtà una rete di relazioni che coinvolge il quartiere e che coinvolge anche la città. L'idea è appunto quella di
mettere in piedi, di stressare, se vogliamo, le tecnologie che possono, di domotica, che possono essere presenti all'interno di un appartamento, di un normale appartamento, di un appartamento, diciamo, che ha una struttura standard, come possiamo averle tutti nelle nostre case, e renderlo per questo appunto disponibile, cioè aperto a quelle che sono i servizi di tipo sociosanitario, i servizi di manutenzione della casa, i servizi legati all'assistenza all'assistenza in casa data dalle persone della propria famiglia piuttosto che dai vicini di casa, e quindi strutturare quello che è appunto quella open community che può servire realmente per anche ottimizzare quelli che sono oggi i servizi pubblici e che quindi vengono erogati solo dal pubblico. Quindi si parla di volo nel concetto appunto di un appartamento. Vi faccio vedere solo appunto l'appartamento di Via Mantova, appunto, come vi dicevo, è strutturato in maniera molto, molto standard, è un soggiorno, bagno, cucina e due stanze, e nel nostro caso, nella nostra sperimentazione, rappresenta o un appartamento per una persona singola, una coppia di anziani, piuttosto che un appartamento assistito, come spesso si vede, dove c'è una persona anziana e una persona che può essere un assistente, un badante, un operatore sociosanitario che li assiste. Per domotica normalmente si intende queste cose che vediamo dietro di noi, cioè la possibilità di gestire porte, finestre, apertura e chiusura di porte e finestre, piuttosto che accensione o spegnimento di luci. Questo è quello che si intende per domotica. Nel caso di questi appartamenti abbiamo inserito dei sistemi di supervisione e di controllo di sicurezza per rilevare cadute, fughe di gas, fughe di allagamenti, piuttosto che anche sistemi di controllo di consumi di energia elettrica. E utilizziamo per gestire questo impianto domotico dalle semplicissime prese, interruttori, pulsanti che abbiamo tutti in casa nostra, fino a sistemi più evoluti che sono stati pensati ad hoc proprio per le persone che hanno magari dei problemi di vista piuttosto che di udito. In questo caso possiamo vedere appunto l'esempio di una interfaccia pensata e progettata ad hoc per le persone che hanno per le persone ipovedenti, dove possiamo vedere che nello stesso tipo di piattaforma, quindi in maniera molto semplificata, si ha la possibilità di accedere al controllo della casa piuttosto che a mettersi in contatto proprio con un semplice clic su un monitor con una persona lontana in audio e in video, piuttosto che avere un sistema di controllo vocale per chi appunto è completamente non vedente e che consente di controllare la casa e di mettersi in comunicazione, come si diceva, con gli altri. Cioè lo scenario, ora scorro velocemente perché appunto ci sono problemi di tempo, l'idea è quella cioè l'approccio dove ci poniamo noi è questo, cioè le tecnologie esistono già, le tecnologie sono già consolidate. Non sono tutte presenti nelle nostre case, ma molte di queste lo sono già e tra un po' lo saranno sempre di più. Il problema vero è come rendere queste tecnologie accessibili alle persone anziane, alle persone che hanno delle difficoltà di tipo sensoriale piuttosto che motorio. E questo è un problema ancora irrisolto. Per noi, quando ci sono problemi irrisolti, per noi, diciamo, il nostro approccio di ricercatori in realtà è visto come uno stimolo. Nel senso che quando vediamo che c'è un'area tecnologica che non è stata ancora affrontata, per noi quella diventa una potenziale area dove sviluppare della ricerca, che è quello che stiamo facendo. Stiamo pensando appunto a dei sistemi di estrema personalizzazione, cioè il problema di che le persone non debbano adattarsi alle tecnologie, ma sono le tecnologie che devono essere così ridondanti da adattarsi loro e poter essere configurate in base alle esigenze e alle capacità residue di ciascuno di noi. Non stiamo parlando solo di anziani, piuttosto di persone che hanno delle menomazioni. Ovviamente le interfacce pensate per gli ipovedenti quindi non sono le stesse pensate per le persone ipoacusiche o sorde. In questo caso vediamo quello che abbiamo progettato per le persone che hanno problemi di tipo uditivo. Hanno esigenze diverse. Una persona che abita da sola in casa e non ha la funzionalità sviluppata dell'udito ha necessità di sapere chi c'è in casa in quel momento e dove sono le persone.
in quel momento in casa. Quindi le tecnologie le abbiamo adattate in un sistema, ad esempio, di cerca persone che con un clic ti dice chi c'è in casa e che cosa sta succedendo. Sono esigenze diverse che possono essere risolte da dalle stesse tecnologie. Il problema è riuscire a personalizzarle, quindi a rendere queste interfacce quanto più spinte possibile e quindi quanto più aperte alle esigenze del maggior numero possibile di persone. Chiaramente noi queste cose le facciamo vedere, le progettiamo, le realizziamo, mettiamo a disposizione le nostre competenze insieme ai soggetti che hanno determinate problematiche. Sono loro che ci aiutano a dirci quali sono le loro esigenze, sono loro che ci dicono i limiti delle tecnologie che ci sono oggi. Nell'appartamento successivo che stiamo appunto per sperimentare, finito l'ultima, abbiamo appunto invece, ci stressiamo tutto il tema dell'accessibilità fisica, il problema appunto per le persone che sono in carrozzina di arrivare a raggiungere i posti che servono, il problema di ridurre i percorsi, il problema che le automazioni possono essere effettivamente agibili e interfacciate in maniera semplificata. Questo è un po' il senso di questo progetto. Potrei farvi vedere anche qualche video, ma non c'è tempo. Sono tutti progetti operativi, l'appartamento è aperto, è un appartamento pilota, è un appartamento test, dove noi continuamente, i nostri ricercatori lavorano e si interfacciano direttamente con le persone che sono appunto ipovedenti, non vedenti, ipouditivi, ipoacusici piuttosto che sordi, e lo stesso facciamo con le persone che sono in carrozzina. Quindi l'invito per tutti, e chiaramente non posso farlo singolarmente, è a prendere contatto con noi, chiunque sia interessato in qualche maniera, direttamente o indirettamente, a queste tematiche, perché l'approccio di questo progetto di ricerca è appunto anche questo, di metterci insieme, di valorizzare tutte quelle che sono le competenze anche che sono disponibili nel territorio e di poter utilizzare questo laboratorio un po' come un laboratorio di tutti. Okay? Questo è un po' il senso. Grazie. Grazie. Grazie sia per la preziosa illustrazione della tematica della domotica sicuramente interessante, quanto per la sollecitudine con cui ho dovuto purtroppo tagliarle i tempi. Questo perché? Perché abbiamo ora da presentare, chiedo solo conferma su un'eventuale pausa caffè rapidissima. Non facciamo pausa caffè. Esatto. Quindi il progetto a questo punto è Open Udine. Assessore Paolo Coppola per l'innovazione, Riccardo Luna, Vittorio Alvino per Open Polis. Se no è questo. Allora, quindi faresti col tuo? Sì, meglio. No, fai col tuo. Ma no, non devo smontare, devo solo staccare la presa diretta. Tieni sta ciofeca. Questo qua lo dobbiamo tenere per lo streaming. No. Sì, no. Vanno entrambi, vanno diretti adesso. Udine, senza HTTPS.